Prima di iniziare questo post partita, vi volevo invitare gentilmente a iscrivervi al mio canale e soprattutto attivare le notifiche, perché in questo momento YouTube sta facendo schifo sotto il profilo delle feed, non compare il video delle home del mio canale appena pubblicato, quindi per rimanere aggiornati, ecco, vi invito a farlo. E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qui è Pablo Giallorosso, finisce qui Italia-Inghilterra, o meglio Inghilterra-Italia, si è giocata a Wembley, finisce 1-1. Io vi dico sottovoce che prima delle amichevoli, se mi fossi giocato una schedina, avrei vinto, perché io dissi che avremmo perso 2-0 contro l'Argentina e pareggiato 1-1 contro l'Inghilterra. Chiamatemi Raja Nainggolan dei veri, non dei ricchi, dei ricchi, non dei poveri, dei ricchi, perché insomma Nainggolan non è indovinato, io ho indovinato. Vabbè, lasciando ciò, parliamo del risultato e della partita. Io credo che l'unica cosa positiva vista quest'oggi, sicuramente non parlo della prestazione perché oggi per me l'Italia non ha giocato molto bene, sotto alcuni aspetti anche inguardabile, ma adesso andremo ad analizzare tutto. Io dico, parto dalla cosa positiva, l'unica cosa positiva che ho visto oggi è stata la voglia di portare a casa il risultato, tra virgolette, di non perdere una partita. Ho visto un'Italia che comunque sia voleva non perdere. Grazie al cavolo, direte voi, però vabbè, uno è facile dire non voglio perdere, ma uno quando non vuole perdere deve combattere, deve dare l'anima. L'unica cosa positiva che posso dire che ho visto oggi è stata questa determinazione di portare a casa almeno un pareggio. Per il resto, ragazzi, male, 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 male sotto la fase tecnica, male sotto la fase realizzativa, perché Immobile segna solo con la Lazio. Immobile segna solo con la Lazio, non è possibile che ti mangi certi gol. Oggi hai avuto 3-4 occasioni, soprattutto una che non potevi mangiarti. Non dico quella del 40° minuto, lì hai fatto un passo di troppo, ti sei impicciato e ti hanno recuperato. Poi quando ti ho rubato Palla Jones, sei stato tra virgolette spinto, non dico spinto, contrastato, diciamo, meglio dire così, e hai svirgolato il tiro, ma almeno quel colpo di testa, semplice, semplice, non eri nemmeno marcato, stavi dentro al portiere, tu lì, basta che la butti dentro, perché ci mangiamo certe occasioni. Loro ci hanno fatto alcuni regali, noi ci siamo mangiati, però loro non sono stupidi, perché il regalo che gli abbiamo fatto noi ce l'hanno messo in saccoccia. Parolo, mi spieghi cosa cavolo fai? Parolo, porca miseria. Cioè, io penso che avrei distrutto casa se fosse la partita ufficiale. Come, cioè, ha perso la palla ingenuamente. Poi, stupida la difesa, mamma mia, si ferma. Si ferma! Perché ti fermi? Mai! Nel calcio non ti devi mai fermare, sta alla base! Non ti puoi mai prendere, non puoi mai prendere l'iniziativa di fermarti, non esiste! Non esiste che tu ti fermi, che ti metti a guardare il cielo, no! No, perché è logico che gli avversari se ne approfittano e te la mettono nel secchio! Sono cose che mi fanno raddrizzare i capelli, vi giuro, regà! Una cosa assurda! Mi fanno rabbrividire certi errori, certe mancanze, questa qua è una mancanza di serietà, secondo me! Certe mancanze sono ingenue e assurde! Ma veramente, ragazzi! Può sembrare una sciocchezza, ma non è una sciocchezza. Perché così tu ci perdi le partite. Ma questa è un'amichevole, mettiamola da parte. Ma se fosse stata una partita ufficiale, certi errori non li puoi fare. Non esiste, ragazzi. Per la magia a quattro occhi, non esiste. Vabbè, ragazzi, comunque, a parte che l'Italia non segnava tipo da 3 partite, se non erro. Sì, erano 3 partite che non segnava. Abbiamo segnato sul rigore, rigore netto, giustissimo, su Chiesa. Chiesa che entra al posto di Candreva che... Porcaccio la misera! Mamma mia, che scandalo che Candreva! Candreva è uno scandalo, porca misera, giochiamo ancora con Candreva. Entra a Chiesa, cambia la partita, guadagna un rigore netto, netto. Meno male che qualcuno sa usare il VAR in Europa, c'è qualcuno che sa usare il VAR. Oggi l'arbitro mi è piaciuto l'arbitro quando c'è da di, non è che uno possa sempre stare a criticare l'arbitro. Oggi l'arbitro mi è piaciuto, ha usato bene il VAR, abbiamo pareggiato. Ragazzi, punto di partenza, ora non, cioè io per esempio adesso non mi metto di giusto o no confermare Di Biagio, non lo so, non mi interessa, io sinceramente ve lo dico qua, non do colpa di Biagio a nessuno, ma io cambierei allenatore che possa lavorare soprattutto sotto l'aspetto psicologico, perché qua c'è un problema psicologico nell'Italia, secondo me. Allora ragazzi, questo video penso possa finire qui, lasciate un like, un commento, iscrivetevi a... Uno dei migliori in campo oggi è stato Pellegrini, lo dico, anche De Sciglio ha giocato bene nel primo tempo. Vabbè, da Pablo Giallorosso è tutto. Adios.